suo spettacolo Mania Maurizio Donadoni, come stai? Io sto benissimo, anche però c'è un bel sole che fa strizzare un po' gli occhi, però è bello, meglio il sole che niente. Certo, oggi si sta veramente bene. Allora, La lunga notte, il tuo personaggio Nicolai, giusto? È l'amico, è un amico, diciamo, di vecchia data del protagonista Dino Grandi, che però, insomma, diciamo, non sono esattamente sulla stessa linea, raccontaci. Beh, è un capitano dell'esercito e quindi è un po' un epitome, una metafora anche dell'atteggiamento che ebbe l'esercito in quel momento, un po' di adesione, un po' no, e che comunque fu sempre frondista rispetto, cioè meno politico essendo esercito, quindi non deve schierarsi e così. E però, come in tutte le situazioni, poi a un certo punto da presa di posizione diventa presa di coscienza, e la presa di coscienza, per quanto dolorosa perché significa contraddire le cose in cui si è creduto, però è una cosa necessaria. Cioè, a un certo punto devi distanziarti e dici sì, ci ho creduto, avevo pensato, però così non va, c'è anche un tradimento. Questa è una roba normale. Io per esempio ho scritto una roba sulla Weisse-Rose, quindi ho studiato molto il periodo sia in Italia che in Germania. Ma anche loro, i ragazzi della Weisse-Rose, che stamparono 16.000 volantini contro Hitler, furono ghigliottinati. All'inizio erano della Hitlerjugend, poi attraverso la lettura, libri dei professori, eccetera, eccetera, hanno preso coscienza che non si poteva fare. L'importante secondo me è questo qui: in qualunque movimento tu sia, mai perdere la possibilità individuale di avere un'opinione. Poi l'importanza anche di una serie che ci racconta non solo cosa è accaduto in quegli anni, ma come è accaduto, no? Eh beh, certo, sono cose che non, la maggior parte della gente non sa, come non sa che Matteotti faceva canottaggio, come non sa che prendeva il sole perché la famiglia aveva avuto dei casi di tisi. È bello sapere, non è la questione del duce in pantofole, del sapere in retroscena, ma a volte in retroscena spiegano molto anche di quello che poi invece è pubblico, insomma, nella lunga notte del fascismo, cioè il 25 luglio del 43, se vedi anche come sono seduti, se poi sai, ci sono degli episodi anche molto che qualcuno vota contro Mussolini, ma poi dopo si pente, poi dice no, ho sbagliato. È importante, la storia è importante conoscerla, anche nei dettagli, come diceva Verlaine, la nuance, rien que la nuance. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao.